Fortnite aggiungerà le nuove moto al gioco molto presto e all'interno di questo video andremo a vedere tutte quante le informazioni su come potremo guidare queste nuovissime moto e tantissime altre novità in arrivo questa settimana tramite il nuovo aggiornamento. Prima di continuare andiamo a regalare il bundle da Among Us proprio ad un fortunato fra di voi che ovviamente è iscritto al canale con la campanella attiva, lascia sempre un bel like e non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Il fortunato di oggi è proprio lui, andiamo a selezionare la scatola, questa volta mettiamo questa qui gialla, facciamo acquisto un dono, invio dei regali in corso, vediamo se gli arriva. E dono inviato, quindi spero che ti diverta con questo bundle di Among Us. Ed inoltre è molto importante, se ti va utilizzi il mio codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite. In questo modo potrai supportare il canale e se lo inserisci mandami la foto, taggami su Instagram, in questo modo ti andrò a ripostare. Partiamo subito e come già detto in precedenza all'interno di questo video andremo a vedere tutte quante le informazioni su come potremo guidare le nuovissime moto di Fortnite che arriveranno molto presto in gioco e soprattutto tantissime altre novità che verranno introdotte questa settimana tramite il nuovo aggiornamento 21.10 che sarà il primo aggiornamento ufficiale di questa season 3 di Fortnite. Partiamo subitissimo, infatti una delle prime novità che verrà introdotta tramite questo imminente aggiornamento che dovrebbe essere rilasciato probabilmente o domani o nella giornata di mercoledì sarà proprio la parte 2 della collaborazione tra Fortnite e Naruto. Infatti questa nuova collab, che poi in realtà è già arrivata un paio di mesi fa in gioco, però questa si tratta proprio della parte 2, verrà introdotta il 23 di giugno, quindi mancano davvero pochissimi giorni, e appunto questa nuova collaborazione andrà ad introdurre in gioco delle nuove skin a tema Naruto. Infatti molto probabilmente le skin che verranno introdutte saranno proprio queste 4 che vedete a schermo, ovviamente insieme ai loro backpack e ai loro picconi. Quindi appunto come già detto questa collab verrà introdotta tramite il nuovo aggiornamento e queste skin dovrebbero uscire nel negozio oggetti il 23 di giugno. Infatti Fortnite negli scorsi giorni ha anche rilasciato diversi teaser su questa parte 2 della collaborazione con Naruto e i teaser sono proprio questi qui che starete vedendo in questo momento a schermo. Passiamo avanti perché un nuovo personaggio del mondo Marvel potrebbe unirsi al gioco molto presto. Infatti questo personaggio ci è stato spoilerato tramite i nuovi fumetti della collaborazione tra Fortnite e la Marvel. I nuovi fumetti che si possono ordinare su Amazon e che ci vanno anche a dare delle ricompense a tema Marvel se andiamo a riscattare i codici che troviamo al suo interno. Infatti appunto sono state svelate le nuove copertine di questo fumetto e in una di queste copertine ci venne proprio mostrato il personaggio di Spider-Gwen, dovrebbe pronunciarsi in questo modo, e appunto probabilmente come ci vanno a dire molti leaker questo personaggio potrebbe arrivare in futuro all'interno di Fortnite o magari potrebbe anche essere la skin bonus che andremo a ricevere riscattando tutti e 5 i codici che troviamo nei fumetti, perché come ben sapete usciranno in totale ben 5 fumetti e in ogni fumetto riscattando il codice otterremo delle ricompense, ma alla fine se andremo a riscattare tutti e 5 i codici riceveremo anche una skin bonus segreta che non ci è stata ancora rivelata e questa skin magari potrebbe proprio essere quella di Spider-Gwen, visto che ci è stata proprio spoilerata all'interno di questo fumetto. Comunque una skin molto molto bella, fatemi sapere se a voi piace e soprattutto se la vorreste vedere all'interno del gioco. E ricordo che se volete acquistare questi fumetti magari anche per ottenere le ricompense a tema Marvel, ad esempio la skin di Spider-Man Zero, potete appunto preordinarli su Amazon. Quindi fatemi sapere se voi avete acquistato uno di questi fumetti. Prima di continuare andiamo a ringraziare ben 3 persone che mi hanno mandato la foto taggato su Instagram mentre hanno inserito e shoppato qualcosa col mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a queste 3 persone che starete vedendo in questo momento a schermo, ovviamente per supportare il canale. E mi raccomando, se anche voi volete essere repostati o all'interno dei video o su Instagram, mandatemi la foto o ancora meglio taggatemi su Instagram, in questo modo vi andrò a repostare. Quindi grazie mille ancora a questi 3 ragazzi di oggi e a tutti quelli che andranno ad inserire il codice creatore all'interno dell'item shop di Fortnite.
Andiamo avanti perché, come già vi sto parlando da diversi video, Fortnite dall'inizio di questa Season 3 sta lavorando ad un nuovo veicolo, che sono proprio le moto. Infatti appunto le moto potrebbero arrivare nel corso di questa stagione o nei prossimi aggiornamenti all'interno della mappa, e sarà un nuovo veicolo che avrà, diciamo, le stesse animazioni più o meno degli animali cavalcabili, che anche essi sono stati introdotti da questa stagione. Ma andiamo a vedere le caratteristiche che avranno queste nuove moto all'interno del gioco, perché come ci ha proprio detto il leaker Apex, queste moto avranno la stessa animazione appunto di questi animali da corsa, ad esempio come quando cavalchiamo un cinghiale oppure un lupo, ma oltre questo potremo portare due persone, quindi questa moto avrà ben due posti, quindi potremo salirci noi e anche il nostro compagno. Ovviamente queste nuove moto utilizzeranno la benzina come tutti quanti gli altri veicoli, infatti anche le girosfere da questa stagione utilizzano la benzina, e quindi fatemi sapere se siete in hype per queste nuovissime moto. Magari Fortnite, come ha fatto anche per le auto, andrà ad introdurre diversi tipi di moto all'interno del gioco, magari avremo sia la moto classica sia la moto cross o qualsiasi altra moto, oppure Fortnite potrebbe implementare magari una collaborazione come è successo lo scorso anno con la Ferrari, dove appunto andò ad implementare un'auto in collaborazione con la Ferrari in gioco. Magari potrebbe introdurre una moto in collaborazione con qualche casa motociclistica importante. Fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque queste saranno le caratteristiche delle nuove moto a cui Fortnite sta lavorando e che probabilmente andrà ad introdurre o nel corso di questa stagione o comunque nei prossimi aggiornamenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, quindi molto semplice, le nuove moto avranno ben due posti, ovviamente dovremo ricaricarle con la benzina, come anche tutti quanti gli altri veicoli che abbiamo in mappa. Fatemi sapere cosa ne pensate, magari potrebbero anche introdurre diversi tipi di moto, come è successo per le auto. Andiamo avanti perché tramite l'aggiornamento di questa settimana, come già detto in un precedente video, dovrebbero anche introdurre l'evento estivo, e molto probabilmente l'evento estivo di quest'anno sarà molto simile a quello dello scorso, perché probabilmente Fortnite andrà ad introdurre delle sfide da completare in creativa, in diverse mappe creativa, e completando queste missioni otterremo sia punti esperienza e sia ricompense gratuite. Quindi purtroppo le sfide non saranno in gioco, almeno questo si sa al momento, ma si dovranno completare in diverse mappe creative che probabilmente andranno a creare i propri giocatori o comunque Fortnite metterà a disposizione. Ovviamente andranno anche ad introdurre tantissime skin estive oltre a tutte quante le ricompense, quindi questo aggiornamento sarà veramente molto importante perché andrà ad introdurre tutte quante le novità dell'evento estivo. Ed infine, per concludere, negli scorsi giorni sono state trovate queste immagini che vedete a schermo, che sarebbero dei concept su come dovevano essere delle vecchie città del gioco. Ad esempio possiamo vedere il deserto della season 5 capitolo 2, possiamo vedere anche il santuario, lo squalo, quindi questi sono tutti quanti i concept che Fortnite ha fatto di queste zone. Ovviamente questi concept non sono proprio identici alle città che sono state poi introdotte in gioco, perché erano semplicemente dei concept iniziali. Ci sono anche dei concept di alcune città che Fortnite ha creato ma non ha mai introdotto effettivamente all'interno del gioco, o magari le voleva introdurre ma alla fine non se ne è fatto più niente. Quindi fatemi sapere se vi piacevano questi concept delle vecchie città che poi abbiamo avuto nelle scorse season e negli scorsi anni all'interno del gioco. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento 21.10 che verrà introdotto questa settimana, e se siete in hype per le nuove moto che verranno introdotte nelle prossime settimane all'interno del gioco. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se è così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. E soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici. Fate sapere anche a loro tutte quante queste informazioni su come potremmo guidare le nuovissime moto all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video o una prossima live.